Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro, ovvero Miss Peregrine, la casa per ragazzi speciali di Ransom Riggs. Questo libro è il primo di una trilogia che è composta appunto dalla casa per ragazzi speciali, Hollow City e la biblioteca delle anime. Questi tre libri mi sono stati gentilmente inviati da Team World per potervi parlare appunto del primo libro. Questo perché il 15 dicembre uscirà in Italia il film tratto appunto da questo romanzo. Questo libro parla di Jacob, un ragazzo che si ritroverà a vivere un'avventura inimmaginabile. Quando era bambino, il nonno gli raccontava spesso delle storie della sua infanzia, in particolare gli parlava di questi ragazzi speciali, ovvero dei ragazzi che erano più leggeri dell'aria, che potevano comandare le api, che avevano una forza assurda, e gli mostrava anche le immagini di questi ragazzi che provenivano tutti da un orfanotrofio in un'isoletta, mi sembra, vicino al Galles. Con il tempo però Jacob comincia a sospettare che queste storie non siano vere, le immagini infatti sono palesemente truccate, è impossibile che il nonno abbia vissuto e abbia incontrato delle persone del genere, sicuramente sta semplicemente vaneggiando perché è andato in guerra, quindi magari è rimasto traumatizzato, e i due si allontanano con il tempo, fino a quando il nonno di Jacob viene a mancare, infatti viene ucciso da un mostro che però soltanto Jacob ha visto. Per fare chiarezza sulla faccenda e capire se il nonno aveva realmente ragione su questi ragazzi speciali, Jacob partirà per quest'isoletta sperduta cercando la casa di Miss Peregrine. Alla fine riesce a trovare questo orfanotrofio e a conoscere i ragazzi speciali di cui gli parlava tanto suo nonno. Il problema è che questi ragazzi sono rimasti ragazzi, infatti sono intrappolati in un cerchio temporale per poter sfuggire ai mostri che hanno dato appunto alla caccia e che hanno poi ucciso suo nonno, e sono costrette a rivivere continuamente lo stesso giorno. Le premesse di questo romanzo sono veramente favolose. All'inizio la storia l'ho trovata molto originale, molto accattivante e non riuscivo a staccarmi dal libro. L'ho letto ben due volte, una prima volta in digitale circa un anno fa e recentemente nella versione cartacea. Una cosa che mi ha colpito da subito e che mi ha aiutato tantissimo ad entrare nel mood della storia sono le immagini. Infatti, quando il nonno di Jacob parla di queste foto, mostra queste foto a Jacob, anche noi possiamo effettivamente guardarle. Sono inserite le stesse foto d'epoca all'interno del libro. Questo perché l'autore è partito proprio da queste immagini che ha chiesto a diversi collezionisti per costruire appunto la storia. E secondo me è un valore aggiunto potentissimo, perché rende la storia molto, non dico molto più reale, crea un certo legame fra chi legge e Jacob che ci narra appunto la sua storia. Un'altra cosa che ho trovato molto interessante di questo libro è che non si parte subito all'avventura. C'è una prima parte del libro molto più interiore, molto più psicologica, perché Jacob vede suo nonno morire e vede un mostro che nessun altro ha visto, e quindi viene preso un po' per pazzo, passa del tempo dallo psichiatra, cerca di superare questo trauma, cerca di capire che cosa ha realmente visto, se quello che gli diceva il nonno era vero o era tutta una finzione. C'è questa lotta interiore, questo voler capire la realtà e capire anche la propria identità e le proprie origini. È una cosa che mi ha colpito veramente tanto e che trovo molto interessante. Tuttavia, quando Jacob finalmente incontra questi ragazzi speciali, la storia per me ha subito un calo spaventoso. Ho trovato la storia da lì in poi molto scontata, banalissima, e succedono poi un paio di cose che non riesco a spiegarmi, che per me non avevano molto senso all'interno della storia, non erano necessarie, ecco. Ho avuto l'impressione che si volesse a tutti i costi rimpiazzare Jacob con il nonno, nel senso che gli vengono affibbiate le stesse caratteristiche, i bambini lo trattano come se fosse suo nonno, l'ho trovata una cosa non necessaria. Il personaggio principale è come se perdesse la propria identità. È una cosa che non mi è piaciuta, perché per quanto possa assomigliare al nonno, per quanto questi ragazzi speciali avessero nostalgia di un loro vecchio amico, non l'ho trovato. L'ho trovato decisamente superfluo. Inoltre questi ragazzi speciali hanno 80-100 anni, tuttavia sono dei bambini, quindi a livello anche psicologico, secondo me, si poteva indagare molto meglio la loro storia. Sì, si comportano esattamente come dei bambini capricciosi, ma comunque hanno un vissuto alle loro spalle, nonostante debbano ripetere
ogni giorno lo stesso identico giorno, così via per anni e anni. Questa cosa non viene mai indagata, non si fa mai cenno a questo. Appaiono a Jacob come dei veri e propri ragazzini e basta, e l'ho trovata una cosa un pochettino strana. E poi sono comunque dei ragazzi che provengono da delle realtà veramente molto difficili, perché stiamo parlando comunque dei bambini cresciuti durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in più con delle caratteristiche speciali. Se si trovano all'orfanotrofio è perché sono stati abbandonati dai genitori, perché hanno dovuto condurre una vita di strada, andare al circo, insomma, qualcuno ha sempre approfittato magari delle loro capacità, ha cercato di lucrarci. Hanno veramente tante storie differenti che potevano essere, secondo me, raccontate, condivise, potevano dare tantissimo spessore a questi personaggi che ho trovato invece piattissimi e uno uguale all'altro. È veramente un peccato, secondo me, perché la storia mi stava appassionando e piacendo veramente tanto, però verso la fine mi sono cadute veramente le braccia. Tutto quello che accade, secondo me, è molto banale, molto prevedibile e non c'è abbastanza profondità nei personaggi, cosa che invece all'inizio c'era, perché si indaga molto comunque l'interiorità di Jacob, e mi è dispiaciuto veramente tanto. È una storia comunque molto piacevole da leggere, per certi versi anche avventurosa. Si parte in America, dove Jacob conduce una vita, diciamo, normalissima e lavora presso la sua famiglia, per poi finire in un'isoletta sperduta nel Regno Unito. Mi è piaciuto veramente tanto, mi sono piaciute tanto le parti in cui viene descritta quest'isola, i luoghi, li ho trovati veramente molto sperduti e caratteristici allo stesso tempo. Mi hanno intrigato veramente tanto. Inoltre trovo che questo tocco fantasy paranormal dei ragazzi speciali giochi un ruolo importante in questa storia, la rende appunto diversa e speciale. È un romanzo per ragazzi, secondo me, abbastanza valido, perché ci si può rivedere tanto nel personaggio di Jacob, anche io che non ho magari la sua stessa età, e trovo che questo mischiare la realtà con un mondo non totalmente fantasy, non totalmente inventato, ma che dipende appunto dal mondo reale stesso, sia veramente molto interessante. Questa era quindi la mia opinione su Miss Peregrine, la casa per ragazzi speciali. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo avete letto, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se andrete a vedere il film in uscita il 15 dicembre. Io probabilmente gli darò una chance, perché a vedere il trailer la storia sembra un tantino diversa dal libro, quindi sono molto curiosa di vedere come hanno cambiato un po' la storia o i personaggi, insomma. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!